Grazie a Gigi Montauti per aver trasformato ancora una volta Teramo in una città gioiosa e aperta al mondo. Con queste parole del nuovo sindaco Gianguido D'Alberto è iniziata la grande notte di festa in Piazza Martiri a Teramo della 46esima edizione dell'Interamnia World Cup. Blindatissima per motivi antiterrorismo, ma comunque partecipata e applaudita da 3.500 persone che, con regolare braccialetto identificativo, sedevano sugli spalti. La parata ha avuto inizio da Corso De Michetti per proseguire lungo Corso Cerulli, Piazza Orsini, Via Capuani, Via Vinci Guerra, Corso San Giorgio e concludersi in Piazza Martiri, dove ad attendere gli atleti c'erano gli sbandieratori e i trampolieri della Compagnia dei Folli. Tante le novità di quest'anno, a partire dal ritorno delle nazionali a Teramo. Nel torneo Interamnia Grand Prix, che si svolge sul campo di Piazza Martiri, si sfideranno infatti quattro nazionali under 20, Italia, Grecia, Israele e Finlandia. Tra le novità del 2018 anche un inno appositamente composto per la Coppa dal maestro Tony Fidanza e un'apposita bandiera disegnata dal grafico Danilo Di Furia che viaggerà fino all'Himalaya. Grazie all'università poi sono arrivate a Teramo sei squadre universitarie, quattro maschili e tre femminili provenienti da Algeria, Hong Kong, Iran, Afghanistan, Argentina e Palestina che si sfideranno contro la squadra dell'Ateneo Teramano. Inoltre anche quest'anno è tornato il premio internazionale di videomaking dedicato alla memoria di Antonio Forlini, uno dei padri fondatori della Coppa Interamnia. Tutto sommato, l'attesa serata inaugurale è andata bene, solo qualche protesta da parte dei commercianti, soprattutto dei bar intorno al centro storico, costretti a rientrare tavolini e sedie per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Molti di loro hanno deciso di abbassare le saracinesche. La formula della Coppa Interamnia è forse un po' datata e molti pensano che andrebbe rifondata, ma per il momento a Teramo è festa grande.